La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma fino a dove sareste disposti ad arrivare? Il caso che cercheremo di risolvere oggi è tuttora un mistero, ma ha visto come protagonista una famosissima celebrità cinese. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Prima di addentrarci in questa storia vorrei ricordarvi che io pubblico nuovi video tutti i lunedì e tutti i giovedì all'1 di pomeriggio, quindi vi aspetto. E inoltre vi ricordo che sul mio Spotify potete trovare tutte le mie nuove canzoni. Il caso di cui andremo a parlare è un caso che ho visto trattato sul canale di Grace TV e a sua volta lei l'ha ripreso da questo altro canale di misteri che è molto famoso in Corea e spesso tratta di queste faccende. Molte delle informazioni che vi fornirò in questo video sono prese da quel canale, oltre ad altre informazioni che sono riuscito a reperire in internet. Il caso è tuttora irrisolto, ma vorrei veramente sapere la vostra opinione. Quindi, sulla base delle informazioni che vi darò, o magari su altre informazioni che riuscirete a reperire online, vi chiedo gentilmente di lasciare un commento, che sono curiosissimo, come sempre, di sentire la vostra opinione. Inoltre, se volete aiutarmi a crescere con questo canale, vi chiederei di lasciare un mi piace. E se non siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi. Zhao Weijie era un volto molto conosciuto nella TV cinese ed era anche conosciuta in Corea. Tra l'altro, come potete vedere da queste immagini, era una donna veramente bellissima. Tuttavia, un giorno scomparì per sempre, nessuno sapeva che fine avesse fatto e nessuno riusciva a rintracciarla. Immaginatevi un personaggio comunque pubblico, conosciuto da tutti, che da un giorno all'altro smette di comparire in TV e nessuno sa che fine abbia fatto. È scomparsa nel 1998, quando era incinta di 8 mesi. È veramente strano che questa donna sia scomparsa, considerando anche che, appunto, come vi ho detto, era incinta di 8 mesi. Quindi questa scomparsa è estremamente sospetta. Ci sono molte speculazioni che sostengono che la donna avesse provato in più occasioni di togliersi la vita nel periodo precedente, appunto, a quando è venuta a mancare. Il motivo sembra che fosse perché era la amante, o almeno così si dice, dell'ex mayor di Dalian in Cina. L'uomo, tuttavia, in quel momento era sposato con la sua seconda moglie, Miss Gu. Torneremo a parlare di lei molto presto in questo video. Ragazzi, la storia si farà estremamente bizzarra, quindi tenetevi pronti. Bo Jilai, questo era il nome del governatore, era un politico estremamente potente e sembra che la giornalista Jan avesse cercato di estorcere del denaro da questa famiglia. La seconda moglie del governatore era venuta a conoscenza di questo fatto e per questo motivo aveva cercato di distruggere la sua carriera. Infatti, di lì a poco utilizzò la sua influenza, appunto la moglie del governatore, per farla licenziare dal suo lavoro. Queste sono tutte rumors, ma ci sono una serie di avvenimenti che ci possono portare a sospettare che questo sia quello che è successo. Sembra che la notte in cui Jan è stata licenziata fosse andata in un hotel e avesse provato a togliersi la vita. E poco tempo dopo questo avvenimento, Jan è scomparsa. E tra l'altro la cosa più creepy è che sembra che tutte le informazioni relative a questa donna, Jan, sono completamente scomparse da internet. Non era più possibile reperire né video suoi né immagini. E si parla comunque di una newscaster molto conosciuta. Le foto che vi sto facendo vedere in questo video sono le uniche che sono riuscito a reperire in internet. Sapete, comunque, nel 1998, comunque quegli anni lì, internet non era così esteso, quindi probabilmente era molto più facile far scomparire qualcuno completamente anche dal web. In ogni caso, il fatto che la sua identità fosse stata completamente eliminata da internet, ma non solo, ci porta a pensare che chiunque avesse fatto questa azione dovesse avere un grande potere. E è stato solamente 14 anni dopo, nel 2012, durante una esibizione di corpi, che vi faccio vedere alcune immagini qui. Ragazzi, io non so se avete mai visto queste esibizioni, perché sono veramente particolari, cioè sono fatte con veri muscoli di persone. Animali, come potete vedere da queste immagini, questi non sono riprodotti, ma sono realmente dei tessuti di vere persone. Non lo so, la cosa mi sa estremamente creepy. Io non sono mai andato a vedere queste tipologie di esibizioni, ma penso che sia molto educativo. Tuttavia, dietro queste esibizioni spesso si sollevano una serie di controversie, perché molte persone si chiedono da dove vengono presi questi corpi. In particolare, durante questa esibizione del 2012 c'era anche un corpo di questa donna, che era una donna incinta.
e all'interno del suo ventre c'era anche un feto, appunto, del bambino di 8 mesi. E ragazzi, spesso questi corpi sono di persone che hanno scelto di donare il proprio corpo comunque per la, non saprei se per la scienza, comunque per l'educazione. Quindi sono corpi di persone che hanno acconsentito a comparire in questi musei, altri invece sono il corpo di criminali. È un discorso anche piuttosto etico, la scelta di esporre o non esporre un determinato corpo e anche il chiedersi di chi fosse quel corpo è una domanda, secondo me, più che lecita. In ogni caso sembra che ci sono molte persone che sostengono che il corpo che è stato esibito durante questa esibizione altro non fosse che quello di Zhang. Ragazzi, dovete sapere che comunque uno dei luoghi in cui è iniziato questa pasteurization del corpo è stato proprio nella prefettura di Dalian in Cina, proprio quella dove lavorava l'amante di questa Zhang. Sembra che la sicurezza in questo luogo sia ad altissimi livelli e nessuno senza permesso sarebbe mai potuto entrare in questi edifici. Perché voi capite, comunque, questa esibizione è avvenuta in Dalian. Il governatore era proprio quello di questa prefettura e inoltre anche la donna era una newscaster proprio di Dalian. Quindi diciamo che tutti questi pezzettini di questo puzzle sembravano ricondurre questo corpo a questa donna. Un ex dipendente di questa fabbrica ha sostenuto che quando lavorava lì spesso arrivavano dei camion pieni di corpi e nessuno si faceva troppe domande, non c'era nessun documento di identità attaccato al corpo, quindi nessuno sapeva di chi fossero questi corpi. E qua veramente si solleva, come ho detto prima, una domanda etica, cioè è veramente giusto utilizzare i corpi di persone comunque che non si sa nemmeno chi sono per poterli esibire in alcuni musei in questo stato, soprattutto i corpi di criminali che non hanno mai acconsentito. In ogni caso il dipendente ha detto che tra questi corpi vi era anche il corpo di una donna incinta, di cui appunto non conosceva l'identità. Cioè immaginatevi comunque, cioè io non credo che mi sentirei a mio agio di avere il mio corpo esposto in un museo in questo modo. Non che ci sia niente di male a chi scelga di esporre il proprio corpo così, ma io non lo so, mi sembrerebbe un po' strano, non lo so, voi acconsentireste a esporre il vostro corpo così dopo la vostra morte o no? Cioè, più che altro mi immagino, non lo so, i parenti di persone che magari vedono il vostro corpo così, mi farebbe un po' strano, non credo che acconsentirei mai. Un altro uomo, in ogni caso, che lavorava in questa fabbrica, ha detto che lui era a conoscenza del fatto che usassero dei corpi anche di ex criminali, quindi carcerati che magari hanno perso la vita, anche senza il loro consenso. E quindi c'era una specie proprio di mercato nero, diciamo, di questi corpi per questi musei. In ogni caso, il dipendente ha successivamente ritrattato dal momento che sembra che è stato pagato per fornire questa testimonianza. Ha dovuto ritrattare dal momento che aveva la paura di essere perseguitato legalmente per la bugia che aveva raccontato. Inoltre ha anche ritrattato per proteggere la reputazione della Cina, perché spesso riceve molte critiche per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Ha aggiunto che era un buddista e quindi aveva proprio bisogno di confessarsi, diciamo. Queste sono le notizie che ho reperito dalla ABC News. Ragazzi, in ogni caso questa faccenda è un po' strana, perché io ogni volta che ci sono queste faccende, governo eccetera eccetera, mi fido sempre poco e mi chiedo, scusa, perché, cioè, tu ricevi un compenso di denaro per mentire sostenendo che tu eri a conoscenza del fatto che questa fabbrica utilizzasse questi corpi senza il loro consenso e in seguito ritiri la tua testimonianza per proteggere il tuo paese? Diciamo che secondo me c'è qualcosa di sospetto in tutta questa faccenda, non so voi. E ragazzi, dal momento che ci sono state tutte queste speculazioni è intervenuto un agente esterno, quindi la polizia tedesca si è schierata in prima linea per poter risolvere questo caso. E sembra che da queste investigazioni svolte dalla polizia tedesca sono riusciti a scoprire che questo uomo in realtà fosse a conoscenza del fatto che questi corpi erano dei prigionieri che erano stati giustiziati dal momento che c'era un proiettile nei loro crani. Tuttavia non lo sapeva dall'inizio, ma se ne accorto, diciamo, a metà processo, e quando si è reso conto di chi fossero questi corpi, che questi corpi non erano di persone che avevano consentito a essere esposti in musei, sono state subito cremati. E dovete sapere che comunque la pratica di giustiziare le persone con un proiettile era una pratica che esisteva in quegli anni in quella prefettura, e questo diciamo che apre ulteriori speculazioni.
Tuttavia c'è una domanda piuttosto fondamentale perché sembra che le donne incinta non venissero giustiziate. Probabilmente prima facevano partorire e soltanto in seguito sarebbero state giustiziate. Quindi dal fatto che questa donna, il corpo di questa donna fosse quello di una donna di 8 mesi, ci fa pensare che qualcosa di losco sia successo e che quindi questo corpo non appartenesse a quello di una criminale. Tuttavia adesso vi fornirò una informazione che probabilmente vi farà cambiare opinione su questo fatto e vi farà capire come mai ci siano così tante speculazioni dietro tutta questa faccenda. Dovete sapere che infatti a capo di questa fabbrica, immaginatevi chi c'era, proprio Miss Gu, la seconda moglie del governatore. Ragazzi, io non lo so, però è possibile che tutte queste siano solo coincidenze. Io non credo. Degli esperti hanno analizzato il corpo esposto in quel museo e sono riusciti ad arrivare alla conclusione che la donna, nel momento in cui è deceduta, fosse incinta di 8 mesi, proprio come Zhang. Questa notizia è praticamente esplosa sui media cinesi, tant'è che Wang Hogan ha dovuto rilasciare uno statement al riguardo di tutta questa faccenda. E dalla sua testimonianza lui ha detto che in realtà il corpo di questa donna era la moglie di un suo amico che aveva consentito ad esporla poi in un museo. Immaginatevi, cioè, quale donna incinta in un momento in cui siete, diciamo, nel pieno della vostra vita, perché voi immaginate che non avete la vostra vita, ma avete anche una vita dentro il vostro ventre, cioè immaginatevi a consentire a dare il vostro corpo in questo modo. Cioè, è vero che magari l'ha fatto prima, però diciamo che la situazione sembra alquanto sospetta. E in ogni caso, l'uomo non ha rivelato l'identità della donna, anche perché possiamo immaginare di chi fosse quell'identità, e questo ha dato il via a ulteriori speculazioni. Von Hagen è stato comunque accusato di utilizzare dei corpi illegalmente in molte altre nazioni. L'uomo è stato accusato di aver utilizzato questi corpi senza il loro consenso. Molti di loro erano degli ex pazienti di qualche manicomio, eccetera, eccetera. Van Hagen ha garantito che aveva il permesso di tutte le persone che esponeva nei suoi musei e inoltre ha detto che probabilmente aveva il permesso delle persone stesse, ma magari la famiglia non era stata informata di questa loro scelta. Nel 2013 l'ex governatore Bo è stato arrestato per corruzione e appropriazione indebita. È stato condannato all'ergastolo. Anche la moglie, Miss Ku, è stata accusata e poi condannata per aver ucciso il suo business partner, questo uomo inglese che vedete in questa foto. E potete immaginare come il fatto che entrambe queste due persone sono state, diciamo, condannate a vivere dietro le sbarre, hanno riaperto una serie di speculazioni sul fatto che vedeva come protagonista Miss Zhang. Anche se tuttavia purtroppo questo caso rimarrà un mistero. Una cosa che si potrebbe fare, che però probabilmente non verrà mai condotta, è quella di estrapolare del DNA dal corpo esposto nel museo e a confrontarlo con magari un membro della famiglia di Miss Zhang per vedere se c'è un qualche collegamento. Il documentario, tra l'altro, è molto toccante perché si conclude con i presentatori che augurano a Miss Jan di essere ancora viva tutt'oggi, di aver partorito e di vivere una vita privata, magari lontano dai riflettori con il suo bambino. Tuttavia, non possiamo sapere quello che realmente gli è successo. Ma io, ragazzi, mi immagino lo scenario in cui questa donna, Gu, si sia veramente presa vendetta di questa amante del marito in questo modo così atroce. C'è una storia veramente orribile, cioè che sembra uscita veramente da un film horror. Cioè, ragazzi, immaginatevi, voi odiate a tal punto questa donna da praticamente mummificare il suo corpo e averlo esposto in un museo davanti a milioni e milioni di persone senza il suo consenso. Cioè, veramente una vendetta allucinante. E in ogni caso, cioè, immaginatevi questo Wang Hagen che fa queste vendite di questi corpi, perché sembra che comunque i corpi che sono esposti in questi musei sono tra l'altro stati venduti in altri musei per dei profitti. Cioè, la cosa mi sembra, non lo so, ragazzi, non mi sembra assolutamente etico quello che quest'uomo ha fatto e sta continuando a fare. Ragazzi, in ogni caso, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Sono davvero curioso di sapere la vostra opinione. Spero anch'io che questa Miss Gian in questo momento sia viva e magari stia vivendo una vita felice con sua figlia. Però, ragazzi, non lo so. Questa era la storia di oggi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace che aiutereste tantissimo questo canale a crescere e noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Seba, ciao!